Iniziamo da Sua Maestà il frigo. Entriamo nel mondo del carboidrato. I miei mix di spezie preferiti. Ta-da! L'angolo dei burri. Al mio angolo snack e sgranocchiamento. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il primo video dell'anno, quindi buon 2019, iniziamo col botto. Molti in questo periodo, ispirati dall'inizio dell'anno nuovo, sentono un po' l'aria di cambiamento e hanno desiderio di cambiare. Alcuni desiderano fare un passo verso uno stile di vita più sano, prendersi più cura del proprio corpo, mentre altri sono semplicemente alla ricerca di ritornare dopo i bagordi natalizi alle vecchie sane abitudini. Quindi, ispirata da questa area di cambiamento che in molti stanno provando, ho pensato di fare una serie di video dove vi do i miei consigli per ritornare back on track, per cominciare uno stile di vita sano, insomma, qualche consiglio per abbracciare sempre di più questo stile di vita che io professo. Quindi questo è il motivo per cui ci troviamo nella mia cucina. Oggi voglio descrivervi e farvi vedere come organizzo il mio frigo e la mia dispensa. Perché, se mi conoscete bene, saprete che io sono un'organizzatrice. Mi piace avere tutto ordinato, soprattutto prima di affrontare un percorso. Io sono una persona che fa liste e organizza, classifica. E infatti la mia dispensa mi rispecchia. Quindi iniziamo subito con il frigo. Il mio frigo è organizzato così. Sulla porta ci sono gli alimenti che sto utilizzando, comunque che sono aperti. Quindi uova, vabbè, qui sono le uova. Poi abbiamo questo tris, che è il tris del pancake, yogurt, albume e purea. Poi un avocado mezzo aperto, lime. Sotto abbiamo il latte, per me latte di soia, questo per Luna e questo qua sotto per Jimmy. E poi altre bottiglie aperte dell'altro albume, questa senape, non so perché sia qua, frutta, passata di pomodoro e burri. Mentre la parte centrale del frigo è organizzata bene o male, adesso l'ho sistemata ragazzi, non è che è sempre così, ma allora, qui c'è sempre un buco vuoto per quando scongelo la carne. Poi qui abbiamo dell'albume, del tofu che sto testando, però non mi piace, cioè non sa di nulla, quindi infatti mi sa che questo sarà per chi verrà ospite magari vegetariano o vegano. Poi qui ho cercato di creare il reparto latticini slash condimenti. Diciamo che io solitamente per pranzo mi faccio un piatto di pasta con un condimento, solitamente di verdure, che tengo qui in basso ma dopo ve le faccio vedere, e una fonte proteica, che è solitamente un formaggio, che può variare. Ad esempio qui abbiamo della ricotta, della crescenza, delle mozzarelle, della feta, dei fiocchi di latte, del parmigiano, giusto qualche busta. Ma utilizzo ad esempio anche questo per amalgamare, insomma, per divertirmi e creare delle ricette. Ovviamente non è che tutte le mie paste sono a base verdura e latticini, comunque di latticini ne consumo 2-3 porzioni alla settimana, non ne abuso, ma nemmeno non li utilizzo. Sotto abbiamo le mie scorte infinite di yogurt, è lo skyr, che ha gli stessi valori dello yogurt greco, ma non è colato come lo yogurt greco, costa la metà e lo compro alla Lidl. E poi qui abbiamo dell'insalata e queste barbabietole, che sono delle barbabietole precotte, che utilizzo per fare della fantastica pasta alla barbabietola e feta. Just saying. Una ricetta a caso. Poi qui è dei fusi di tacchino che ho comprato oggi all'Esselunga, che ancora devo sistemare. Solitamente li isolo, li divido e li congelo, ma in questi giorni sono con Jimmy, quindi probabilmente li mangeremo prima o poi. E poi qui c'è il reparto salumi e affettati, insomma, che abbiamo del prosciutto crudo. Io compro questo qui all'Esselunga, che lo pago davvero poco, ma è stra pulito e soprattutto gli ingredienti sono soltanto carne di suino e sale, invece molti altri prosciutti, anche di grandi marche, contengono anche conservanti eccetera. Qui c'è un pezzo di bresaola che ha portato Jimmy e sotto del salmone affumicato. Sempre pronti per le evenienze, magari quando fare dei pranzi veloci o delle merende sono assolutamente ottimali. Qui si passa al reparto verdura.
che adesso vedete un po' vuoto perché oggi è venerdì e domani vado al mercato e insomma sono appena tornata anch'io dalle vacanze, quindi non è che sono riuscita a fare una grande scorta. Ma come verdura solitamente prendo i peperoni, di cui mi sono reinnamorata. Se vedete tanti sacchetti, questi sono quelli biodegradabili e io non ci posso fare niente sul packaging delle aziende, di quello che fanno, ragazzi. Sto provando di ridurre al massimo il mio consumo di plastica, ma che ci posso fare? Comunque ci sto lavorando e ve ne parlerò. Poi dei finocchi, carote, che sono qui da 2 anni perché insomma sedano, insalata, avocado. E qui della verdura, che dovrebbero essere sì dei cavoletti di Bruxelles, che sono avanzati da ieri, che conservo in una schiscetta. Passando dal frigo al freezer troviamo la mia scorta di cose. Allora fatemi spiegare. Ci sono delle cose qui congelate che non dovrebbero esserci, ad esempio lo yogurt, ad esempio un cacao. Ma questo è perché prima di partire per le vacanze avevo in frigo queste cose che scadevano e non volevo assolutamente buttarle. Quindi nel dubbio io ho congelato tutto e quel che sarà sarà. So che questo scongelato no problem, l'albume scongelato no problem, il cacao non lo so. Comunque il mio freezer è organizzato così. Qua sopra abbiamo del macinato, questa è una mozzarella che io, se vedo che sta per scadere o comunque se è quasi scaduta, taglio a fettine e congelo. Una volta scongelata è perfetta da adagiare su un letto di pomodoro, fila che è un piacere, però insomma è mozzarella normalissima. Poi qui ho un'orata, perché non si sa mai che un giorno non riesco ad andare al mercato del pesce e insomma ho voglia di pesce. E infatti qui in fondo ho le mie scorte, scusate, di Re Salomone, che compro alla Metro, taglio e congelo. Della feta, perché solitamente di un pacchetto come quello che avete visto in frigo ne mangio metà, l'altra metà la congelo. E questo è del tofu, che io non so se si poteva congelare, però insomma, già che non mi è piaciuto, un pacchetto intero mi sembrava troppo, quindi io nel caso l'ho congelato, ma ho paura di quello che verrà fuori. Qui sotto invece abbiamo parmigiano reggiano, questo è aperto e io, ragazzi, lo conservo in freezer. Ho notato che se lo conservo in frigo e magari non lo utilizzo per troppo tempo mi fa la muffa, invece in freezer perfetto. Poi utilizzo, non spessissimo però anche perché me ne dimentico, delle erbe tritate che conservo in freezer, che sono prezzemolo e basilico in questo caso. Questa è un'altra cosa che ho dovuto congelare perché andavo via. Poi qui abbiamo altra carne, carne bianca, quindi c'è del macinato di pollo, del petto di pollo bio, del salmone affumicato che ho dovuto congelare perché andava male e sono sicura che scongelato è perfetto. Qui conservo del melograno che io sbuccio e conservo in freezer sempre perché è così che riesco a mantenerlo a lungo. E poi qui dietro c'è il reparto verdura, diciamo, essenzialmente ci sono dei piselli, fagioli di soia, gli edamame e oggi ho comprato delle taccole che non ho mai in realtà assaggiato nella mia vita, mi ispiravano, erano in sconto, le ho prese. Quindi concluso il tour del freezer e del frigo, ora passiamo alla dispensa. Come avrete notato, il mio frigo è principalmente composto da proteine, grassi e verdure. Quindi ora entriamo nel mondo del carboidrato. Allora, nell'anta inferiore abbiamo l'angolo del riso, riso nero, riso basmati mixed, riso integrale e riso carnaroli per i risotti. Altri cereali aperti che sono miglio e quinoa e poi la pasta. A me piace molto variare i gusti e i sapori, quindi qui abbiamo della pasta di riso integrale, delle tagliatelle al grano saraceno buonissime, poi vabbè abbiamo la garofalo, questa si compra al supermercato, mentre queste diverse le compro più da Natura Sì o me le mandano. Ad esempio questa da Fior di Loto, che è della pasta di lenticchie di 3 colori, sono delle orecchiette. E poi sopra c'è la parte dei pacchi chiusi, che consiste essenzialmente in scorte di pasta, polenta, couscous, altra pasta, altra quinoa, altro miglio, e poi questi pacchi di legumi secchi. In un vlog precedente vi avevo accennato al fatto che non riuscivo mai a trovare dei legumi secchi che non contenessero glutine, perché tutti i pacchi dicevano che potevano contenere delle tracce di glutine, però poi Fior di Loto mi ha inviato tutti questi pacchi. Ancora non li ho aperti, ancora non li ho utilizzati, però ce li ho e giuro che prima o poi incomincerò ad utilizzarli, anche perché è un ottimo incentivo a cercare di ridurre il consumo di legumi in lattina, che creano ulteriore immondizia. Quindi salutiamo l'antina del carboidrato e passiamo a quest'antina. Quest'antina è la mia anta
del tè. Qui conservo tutti i pacchetti e le buste di tè che compro al supermercato o che mi regalano. Ad esempio, questa mi ha regalato la Vale, tè giapponese. Poi qui c'è la mia scorta di cacao amaro. Ho trovato proprio oggi il cacao extra dark della Perugina. Devo ancora assaggiarlo, però mi avete detto in tantissimi che è buonissimo. Qui tengo il cacao amaro con cui ci faccio le mie salsine al cacao, con cui ci condisco il pancake, comunque cacao di qualità. Mentre qua sopra tengo quello con cui faccio magari le preparazioni, le ricette, i test, perché comunque insomma questo costa di meno. E poi qui abbiamo delle scorte di snack salati, ma gli snack salati sono nell'altra anta che vi faccio vedere dopo. Quindi ora passiamo a questa antina, che è quella sopra nell'angolo del lavandino. E qui abbiamo, partendo dall'alto, scorte, Scottex, ah vabbè, una guarnizione della macchinetta del caffè, cialde, e qui scorte di spezie, abbiamo del pepe, cannella, qui dentro c'è dell'origano e rosmarino, insomma scorte. Qui in basso si passa a delle altre scorte, non so, è che ci stava. Quindi qui c'è dell'olio di cocco che è ancora impacchettato, ma devo utilizzare perché voglio provare a fare delle ricette che ovviamente vi mostrerò. Poi queste palline di cacao sono delle vere e proprie palle che ho portato quest'anno da Santo Domingo, con le quali ci si dovrebbe fare la cioccolata calda. Secondo voi le ho ancora utilizzate? No, sono ancora impacchettate e io sono fatta così, prendo le robe e poi le lascio lì. Poi qui abbiamo delle albicocche secche, dei fichi secchi, del datteri naturali, insomma qui c'è un po' di frutta secca. Qui invece ho dei funghi disidratati che mi ha regalato il papà della Vale, che ha raccolto lui e mi ha fatto un pacchetto a parte, quindi quando avrò l'occasione farò un bel buon risotto. Qui in basso abbiamo i miei mix di spezie preferiti. Mi sono letteralmente innamorata di questi mix di spezie di Bulk Powders, perché a parte hanno tutti diversi sapori, come potete vedere e che vi ho anche fatto vedere nell'utilizzo nei vlog, ma la particolarità di tutti questi mix di spezie è che tra gli ingredienti non vi è sale. Solitamente i mix di spezie che si trovano al supermercato sono ricchi di sale, ad esempio l'ariosto, e questi sono fantastici, li adoro. Lì in fondo c'è una bustina con della curcuma. Poi qui abbiamo le mie scorte di tonno. Ogni volta che vado al supermercato ne compro un pacco, perché il tonno è sempre utile. Questo è del succo di lime bio. E poi qui abbiamo la mia scorta infinita di purè di frutta. Queste, voi sapete, le uso tantissimo per dolcificare i pancake e le mie preparazioni dolci, quindi sono indispensabili. Passando davanti al fornello e arrivando sul mio piano di lavoro, ragazzi, qui è dove io faccio i video dall'alto. Arriviamo alla mia dispensa dei balocchi. Questa è totalmente mia, cioè tutta la mia roba che adoro. Ta-da! Allora, iniziamo dall'alto, sì. Essenzialmente qua sopra tengo le scorte. Ci sono scorte di farina, di semi di chia, mandorle, cocco. Questi sono dei muesli di ambrosio, dei preparati per pancake, insomma cose chiuse. Poi, secondo ripiano, c'è l'angolo dei burri e c'è di tutto. Burro di mandorle, che è quello che adoro per le mie colazioni. Poi c'è burro di nocciola, burro di anacardi, che cioè, raga, è finito, non so perché mi ostino a tenerlo così. Altro burro di mandorle vario. Questi sono dei fiocchi di cocco. E poi qui c'è l'angolo del salato, diciamo, dove ci sono delle gallette aperte e chiuse e un pacco di snack di piselli aperto, mentre gli altri li avete visti prima. Insomma, c'è un po' di tutto qua. Ma questo è il mio angolo preferito, perché questo è l'angolo della colazione. Allora, abbiamo le mie tre farine principali che prendo da Bulk Powders, che sono la farina di cocco, la farina di quinoa e la farina di avena. Io adoro mettere le mie farine nei barattoli perché mi dà senso di ordine. Devo acquistare un'etichettatrice o qualcosa di simile, perché questa situazione non mi piace. Quindi sto cercando di sistemarla, abbiate pazienza. Adoro metterli nei barattoli perché questa sarebbe la situazione se lasciassi tutto nelle buste. Non è ordinato, non mi piace, mi dà fastidio. Però solitamente lascio nelle buste le farine che non sono proprio le mie farine base, quelle che utilizzo sempre, che utilizzerò sempre. Ad esempio questa è una farina di patata dolce
che sì, ho assaggiato, sto provando, tengo, ma non è proprio la base dei miei pancake o le basi delle mie preparazioni. Qua dietro, poi, sempre altra colazione che io adoro fare è il porridge, quindi ho la mia avena senza glutine. Qui dietro c'è altra farina di riso che prendo al supermercato, il bicarbonato, essenziale. Cioccolata, ho comprato ieri da Natura Sì questa cioccolata, io compro sempre quella al 100%, a me non piace, a parte l'ho trovata dolce nel momento in cui l'ho assaggiata, ma è troppo burrosa, cioè proprio non mi piace, infatti mi sa che ci farò qualche preparazione tipo dove la sciolgo eccetera. Mentre questa qui è una che ho preso all'Esselunga, super amara, buonissima. Poi da questa parte ho della polvere di maca, che è un ottimo superfood soprattutto per noi donne. Molti integratori sono a base di maca, quindi assolutamente consigliata come polvere. Poi qui abbiamo altre farine, tipo farina di canapa, questa è della fecola come addensante. Qui c'è del cacao di Bulk Powders che devo ancora assaggiare. Questo è il cacao che è aperto e che sto utilizzando, i semi di chia. Quindi io ogni sera mi preparo il pancake prendendo da qui, oppure ogni mattina il porridge prendendo da lì e me lo farcisco qui. E infine adesso stiamo andando verso la fine di questo tour nella mia dispensa, passando per il mio carrellino di cipolle e aglio. Ho fatto questi sacchettini riciclando i sacchetti di carta che mi danno al mercato e io li trovo anche carini e funzionali. Solitamente qui tenevo le mie zucche, ma ora non è più periodo, quindi è vuoto. E passando per di qua si arriva al mio angolo snack e sgranocchiamento. Qui abbiamo noci, fichi secchi, mandorle, pistacchi, noci di macadamia, nocciole, noci del Brasile. Questo è un mix di vari semi con semi di lino, semi di zucca, semi di girasole e poi qui c'è del polline. Questa è la mia dispensa, vi ho fatto vedere tutto, eccetto questo angolino dove è il mio angolino delle spezie e degli oli. Qui sono tutte spezie, rosmarino, pepe, curcuma, curry, peperoncino, cannella, olio, origano, sale. Queste sono essenzialmente le spezie che uso proprio mentre cucino, oltre a quelle che si trovano qui dentro. E poi qui sotto c'è la dispensa di Jimmy. Questo è l'angolino dove Jimmy tiene tutte le sue cose glutinose. Quindi ci sono i suoi cereali, i biscotti, il panettone, varie cose che lui utilizza. Anche se per quanto riguarda la pasta, siccome anche a lui piace sperimentare, gli piace un sacco provare tanti nuovi gusti, siamo arrivati alla conclusione che condividiamo i vari formati di pasta, le varie paste senza glutine che ho io. Ovviamente lui non è che, siccome viene a vivere con me e viviremo insieme, smetterà di mangiare glutine. Assolutamente sconsigliato, non lo fate, ma per quanto riguarda la pasta, il fatto di avere le stesse pentole eccetera, cercheremo di fare così nel minimo del possibile. Ovviamente se si vuole mangiare un piatto di pasta normale non è che gli dirò niente, ma comunque le sue fonti di glutine ce le avrà sempre, la mattina, colazione. Quello che vorrei in realtà cercare di fare è di tenere il glutine lontano dalla cucina, poi se lo vuole spargere per tutta casa ben sia. E così si conclude il video sulla mia dispensa. Se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Nei commenti mi piacerebbe che scriveste quali consigli vorreste ricevere sul cercare di avere delle abitudini più sane o comunque darmi idee sui video che potrei fare per voi. Io vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille, ciao ciao!